Come scegliere le migliori protezioni per chi fa Krav Maga. Il Krav Maga ha alcune peculiarità rispetto ad altre discipline. Le protezioni sono materiali principalmente pensato per attività agonistiche e anche quelle che hanno come unica finalità la pratica in allenamento, comunque rispecchiano una funzionalità pensata proprio per il combattimento 1-1 all'interno di uno standard con delle regole. Il rischio per i praticanti di Krav Maga nell'attingere a questo campionario di protezioni sta nel rischiare di avere materiale non rispondente al compito, malgrado per la disciplina di riferimento siano il top della gamma, e non di rado di spendere molto più del dovuto avendo qualcosa di sovradimensionato. Inizio dando un'idea di quelle che sono le aree dell'allenamento del Krav Maga. Volendo fare una partizione molto molto semplice e generica, possiamo dire che nel Krav Maga ci sono delle sessioni di allenamento con protezioni minime, solo paradenti e conchiglie, delle sessioni di allenamento con protezioni medie, a cui si aggiungono alle precedenti dei parastinchi e dei guantini da MMA, e delle sessioni con delle protezioni pesanti, guanti da box, caschetto, alle volte delle gomitiere, a seconda del contesto. Ecco. Ognuna di queste aree ha delle peculiarità, così come il fatto che si passi da un'area all'altra all'interno dello stesso allenamento ha il suo peso nella scelta dei modelli di protezione, in modo da agevolare un veloce cambio, se non si passa il tempo a mettersi e togliersi le protezioni. Partiamo dalle protezioni essenziali, conchiglia e paradenti. La conchiglia è una protezione pensata per sport in cui il calcio alle palle è un evento fortuito. Fatte salve le conchiglie professionali per MMA o quelle per il pugilato, in genere si tratta di materiale poco adatto a un uso continuo. Anche se i colpi alle parti basse sono controllati, una conchiglia di qualità media è comunque poco adatta alla pratica del Krav Maga. Ultimamente le conchiglie di MMA hanno prezzi accettabili, non era così quando io ho iniziato a comprarle, e sono una buona soluzione. Personalmente mi sento di consigliare le conchiglie anche da hockey su ghiaccio, che hanno lo stesso un ottimo valore protettivo e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Parliamo di paradenti. Il paradenti per il Krav Maga deve consentire di poter parlare in modo stabile, comprensibile. Ovvero, per capirci, non deve volar via mentre lo usi, mentre parli e ce l'hai, o non devi sputare come un lama. Questo perché durante le simulazioni, che sono parte integrante di un buon ciclo di addestramento, i praticanti devono poter parlare, proprio o urlare addirittura, proprio per simulare delle fasi di escalation, dissuasione, tutte le fasi diciamo di pre-confronto, e successivamente quelle di identificazione, di influenzamento dei testimoni, di richiesta di soccorso. Un buon paradenti in questo caso è quello della Sisu, ma altre marche dell'ultimo periodo stanno offrendo prodotti di ottima qualità a prezzi similari. La discriminante è che, dando per scontato una buona protezione, consentano di poter parlare. Quindi se assolvono questi due elementi, compratela. Parliamo di protezioni medie per il Krav Maga, guanti da MMA e parastinchi. Una caratteristica che deve accomunare guanti e parastinchi per il Krav Maga è che devono essere veloci da mettere e da togliere. In un'attività multidisciplinare in cui si passa da situazioni di allenamento a mani nude, altre in cui servono protezioni, altre ancora in cui si prova una situazione a terra o con le armi, potersi mettere e togliere velocemente le protezioni consente di sfruttare bene il tempo della lezione. Ormai in generale la qualità dei guanti da MMA è generalmente buona, soprattutto per un uso non professionale, e le fasce di prezzo sono più che accettabili. Purtroppo però alcuni produttori scopiazzano il prodotto, rendendo poi poco adatto certi prodotti anche alle MMA stesse. Spesso per esempio inserendo degli spessori sul palmo che dovrebbero agevolare la solidità del pugno, ma che in verità limitano la presa e in verità rendono anche poco solido il pugno. Nella pratica le protezioni medie rientrano anche in esercizi di lotta e con simulacri di armi, per cui la presa non è un'opzione. Quindi se assolvono a questo scopo, avere una buona presa, una buona protezione chiaramente per le mani, e le cuciture sono buone, quindi non vanno a raschiare al momento dell'impatto, se non spendete grandi cifre vanno benissimo. La scelta dei parastinchi merita una certa attenzione.
Consiglio i modelli senza calzare e che fascino bene tutta la tibia. Meglio quelli lievemente modellati che seguono la linea della gamba in modo da spostarsi il meno possibile. Il problema è che i colpi possono arrivare da tutte le direzioni ed è più facile che spostino la protezione. Quindi i modelli progettati per la Thai Box sono spesso sovradimensionati e a meno di non necessitare proprio di protezioni estremamente robuste per la tibia. Esistono dei modelli estremamente economici che vanno benissimo. Vabbè, parliamo delle protezioni pesanti, guantoni e caschetto. La qualità dei guanti da box è ormai accettabile per la stragrande maggioranza dei prodotti amatoriali. I guanti da box per il Krav Maga, non indossando in genere le fascette, dovrebbero essere scelti in modo da dare, stabilità al polso, potendo scegliere meglio quelli a pollice staccato in modo da consentire una buona presa anche su oggetti per tutte quelle simulazioni in cui si colpisce la mano della persona armata con armi improvvisate, potendo scegliere meglio un prodotto che consenta una certa apertura, un'apertura accettabile in modo da poter utilizzare la bisogna, il guantone, la box come colpitore. Il casco va scelto con una grata che sia staccabile, in tempi accettabili. Esistono modelli con grate in acciaio e grate in plastica. Quelli con la grata in metallo garantiscono una protezione migliore per le sessioni di combattimento, soprattutto se parliamo di combattimento con le armi, quindi col bastone, ma in genere sono più costose, occupano più spazio, sono un po' più pesanti. Quelli con la grata in plastica invece sono più economiche, ma occorre sceglierle con attenzione perché talvolta alcuni prodotti hanno la parte esterna di plastica, che è quella della grata, che fa da supporto proprio nel punto di fissaggio e lo fa male, per cui ogni volta che si riceve un impatto, la parte esterna della grata va a colpire la faccia, si sente praticamente il colpo. Non indifferente, infine, per i caschi con la grata in plastica, il fatto che se si è un minimo condizionati possono essere colpiti anche a mani nude, il che consente alcuni allenamenti, alcune simulazioni con un tocco di realismo che non guasta se chiaramente uno è preparato ad affrontarli. Concludendo, investi accuratamente in conchiglie e paradenti, mi raccomando, spendendo il giusto, ma spendendo. Spendi in modo oculato anche per guanti, guantoni, parastinchi, tenendoti su prodotti anche di fascia bassa rispetto alle categorie di riferimento per cui questi prodotti sono progettati, purché rispettino le caratteristiche che ti servono. Sono riuscito a dirlo, accidenti. Per il caschetto, aspetta ad acquistarlo finché non sarai pronto per simulazioni di un certo impatto. Dopodiché, fatti consigliare dall'istruttore o segui le direttive che ti ho dato. Discorso a parte, meriterebbero gomitiere, ginocchieri, simulacri di armi quando utilizzati, ma direi che per il momento ce n'è più che abbastanza.